If my brain was a program and your words were true, if my day was a plan for all I want to do, I could live without matter if I had a software in my brain. Tutti. Riprendiamo Seriality qua dal nostro studio e come noi anche i protagonisti di Stay Busta, Alessandro e Francesco, ricominciano a lavorare in un rinnovato blockbuster village. Ritroviamo la bizzarra clientela e tutto ricomincia a scorrere nella normalità. Ehi, come stai? Sì, come dicevo... ci andiamo a vedere la quinta puntata, si intitola Busta Unchained. Busta Unchained. Alessa! Alessa! Oh, Alessa! Oddio, ma non ho cantato, fra, scusa. Sì, l'ho visto. Senti, va a mettere a posto su DVD, oh. Erasmus. Avete capito bene, è arrivato il momento di Dams. Siamo al finale di stagione. In quest'ultimo episodio si tirano le somme di questo primo semestre universitario. Ci sarà chi rimarrà e chi andrà via. Nelle prossime puntate di Seriality vi proporremo i contenuti speciali della serie, quindi Dams non ci abbandonerà ancora. Per Webcam Series siamo al quinto episodio. Alla fine dell'episodio vi proporremo l'intervista fatta via Skype a due degli autori, Francesco Quadri e Giuliano Piccolini. Le conversazioni via webcam fra i tre protagonisti si fanno sempre più accese, la situazione si complica e i litigi sono inevitabili. Quale sarà il futuro della loro missione? Che loro hanno sbagliato binario e la prova definitiva l'ho avuta quando ho cambiato appositamente vagone e anche loro hanno cambiato vagone. Sì, ma chi sono questi qui? Perché ti hanno seguita? Guarda, io non lo so perché mi abbiano seguita, eh. Lo sai tu? Cos'è? Mi è venuto anche a loro? Cosa devo fare? Dai, spiegami. Pompini, bocche culo. Adesso basta però! Ciao a tutti, siamo qua oggi con Francesco Quadri e Giuliano Piccolini. Ciao a Ciao. Voi. Essere tra due fuochi non è mai facile. Prendere decisioni ancora meno. Siamo al sesto episodio di You Can Take It With You, dal titolo Cade la pioggia. Ben Donateo è un regista che ha già collaborato con Teleambiente per gli eventi cinema, realizzando la scheda di Quarto Potere. Un cartello su cui c'è scritto vietato l'ingresso. No trespassi. Che significa? Che metaforicamente non si può comprendere il personaggio di Kane. Oggi invece vi proponiamo un suo breve cortometraggio del 2014, dal titolo The Match. Si tratta di una sfida fra generazioni. Premio in palio, la sostenibilità. Saluto. Inoltre vi ricordo che se volete vedere la vostra serie in TV potete contattarci sulla nostra pagina Facebook oppure scriverci una mail a scrivici.teleambiente@gmail.com. Vi do appuntamento la settimana prossima. Ciao!